Buongiorno e benvenuti nel vlog del nostro sabato. Oggi faremo tantissime cose. Sono circa le 11 di mattina, io ho già fatto la doccia, adesso io e mio marito pranziamo da soli e andiamo a prendere i bambini che sono andati a dormire a casa dalla nonna. Dopo la doccia siamo usciti, stiamo andando a prendere i bambini che hanno dormito dalla nonna e mio marito però prima doveva passare in un posto per lavoro. Mi ha detto 5 minuti, 5 minuti è già tipo 30 minuti che sono qui che aspetto, raga. Dopo dobbiamo andare al centro commerciale perché abbiamo finito di giocare a Final Fantasy. Caterina e Tommaso hanno finito il gioco del Grinch che avevano ricevuto a Natale, quindi andremo là al GameStop, venderemo i giochi, quelli che abbiamo finito, e compreremo, credo, Final Fantasy, quello abbiamo fatto Final Fantasy 7 Remake, e prenderemo il 7-2. Ah, cioè, è arrivato, eccoci qua, 5 minuti proprio, no, 5 minuti, no? C'è un qualche problema. Qualche problema. Va bene, andiamo a prendere i bambini. Siamo arrivati a casa della nonna, vero? Sì. Adesso preleviamo Caterina e Tommaso e andiamo al centro commerciale? Sì. E cosa vuoi comprare tu? Mamma ha detto che compriamo un gelato, ce ne lo mangiamo, poi compriamo delle cose. Un videogioco per le PlayStation, perché ora abbiamo finito il Grinch e dobbiamo cominciarne uno nuovo. Dai, andiamo a vedere cosa c'è? Sì, e poi compriamo anche un nuovo. Però io finisco il Grinch. Lo vogliamo vendere però, amore, il Grinch. Ma hai detto che prima me lo facevi finire a me, che ve lo siete finiti da soli. Mamma mia, però vediamo, dai, decidiamo, magari... Lo vendiamo la prossima volta, se proprio lo vuoi finire. Sì, sì. Sì, perché ve lo siete finiti tutti senza di me. Oh, il valore sarà proprio... Eccoci qua. Siamo al centro commerciale e abbiamo preso dei videogiochi. Allora, vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Allora, il videogioco di Sonic. Lo tengo io, vieni. E poi il videogioco di Harry Potter, di Hogwarts Legacy, per mamma e papà. Rimettiamoli dentro. Caterina voleva Just Dance, ma non c'era, vero amore? Adesso cerchiamo qualcos'altro da comprare a Caterina, va bene? Cosa vorresti? Cosa vorresti? Uno zainettino piccolo così, con un quadernino piccolo così, la matita grande così, il temperino grande così, la gommina così. Non l'ho mai visto, ora vediamo, magari c'è, magari no. E c'è il gancio che si può attaccare al pantalone. Ora vediamo, lo cerchiamo. Che fate? E cos'è in quella busta? Io qui ho comprato una bella agenda rossa. Allora, fai vedere. Guarda, ha traboccato dalla felicità. Tommy, fai vedere cosa hai comprato, per favore. Laboratorio di scienze, 50 super esperimenti. No, ma poi li facciamo insieme gli esperimenti? Sì. Io sono curiosa, Simulatore aereo Albicocca Village. Quando ti senti scivolare all'ingiù, punti i piedini per terra e ti rimetti seduto con te. L'importante è che ti tieni sempre alle cinture. Qualsiasi problema, se volete interrompere il gioco, schiacci il pulsante rosso, il gioco si ferma e io vi apro lo sportello. Sei emozionato, Tommy? No, se schiacci il pulsante finisce. Esatto, okay? Non posso rimorsare, finisce il gioco. Ok. Quindi anche seduti composti, tenetevi alle cinture. Se c'è qualche problema, però lo schiacciate. Potete parlare quanto volete, noi vi vediamo da fuori. Va bene, noi vi vediamo dalla telecamera, ok? Pronto? Buon divertimento! In pratica questa palla gira e segue i movimenti che si vedono lì nello schermo. Può essere divertente, però io vomito scuro, ecco, ha iniziato a muoversi. Non si vede benissimo dentro. Sono decollati. Si sentono urlare, eh?
chissà se si spaventano o se gli è piaciuto. È piaciuto? No, l'ho odiato! Lo prendo come un sì. Benissimo, mi è piaciuto. Sei spaventato? Sei spaventato un po'? Sì, chiamo di Simonelli! Che stavi scivolando? Sì, mi è piaciuto. E te? Però lo vuoi fare di nuovo? Ah, no. Non ti è piaciuto, però lo vuoi fare di nuovo? Sì, va bene, possiamo farlo di nuovo. Infine hanno convinto anche mia mamma, guardate che sta facendo invece quello con il visore 3D. Non so che cosa hanno scelto. Adesso vediamo che ambientazione hanno scelto. Più soft, quello di Pitaulo andava la testa in giù, secondo me era particolarmente, no, mia mamma se rinuncia, non riesce a tenere la maschera, la mamma rinuncia. Mi ha dato una sensazione, ah, perché anche il naso è dentro? Sì. Che cosa hanno scelto? Che ha detto quello più pericoloso, con i dinosauri? Montagne russe? Montagne russe fanno? Oh. Niente! Come va, ragazzi? Ok? Non andate da una parte, vedi? Mamma mia, queste montagne russe sono proprio... Allora? Bellissimo! Vorrei fare in un altro! Amore, l'hai fatto già tre giri! Ma sembrava di essere davvero sulle montagne russe? No, era anche peggio della montagna russa. Peggio? Allora ti è piaciuto più quello? Quale vi è piaciuto di più? Questo? Ah, te il simulatore, quello di volo, e a te le montagne russe. Perché Rio sta in giù! Ah, perché Rio sta in giù! Possiamo fare un altro? Basta, adesso andiamo... Andiamo a mangiare il gelato, dai, andiamo a mangiare il gelato. Voglio rivedere la lava. Possiamo fare un altro giro? Ora vediamo, ora vediamo. Allora abbiamo mangiato il gelato. Poi adesso siamo tornati a casa. Vai a vedere la pila di uova. Sì, qua dietro abbiamo una pila di uova da aprire. Due si sono già... Quella là gigante che era da 5 kg là nell'angolo, questa qua. L'abbiamo spuntata ieri. È caduta, si è rotta. E vabbè, ce ne faremo una ragione. Ma la sorpresa però la vediamo domani. Sì, domani. O domani o stasera, vediamo. Perché domani abbiamo tante cose da fare. E poi tutte queste qua dietro che sono dei nonni. E poi forse c'è un'altra sorpresa da parte di mamma e papà. Che? Forse. Dicelo. Non mi trattengo, dimmelo. Te lo dico dopo i compiti. Dimmelo. Noi ci vediamo dopo perché stasera facciamo la serata cinema e ordiniamo anche il... McDonald's! Se fanno i compiti, certo. Quindi la prima compiti. Siamo le uova. Prima facciamo tutto, oggi è la giornata che si fa tutto. A dopo. Perché domani siamo pienissimi. A dopo. It's next to your pen. To your? Pen. Vicino alla tua penna. Mm. Oh yes, take a ruler to school, that's the rule. Where are my books?
they there on the books. Bookcase. Nella libreria. Invece io posso fare le super palle. Super palle? Sì, super palle! Caterina, hanno aperto le uova di Pasqua. Caterina, cosa hai trovato dentro? Questa Barbie. Questo peluche. Questo Chat Noir. Elsa e Anna. Poi la corda. Questa corda. Questi occhialini. La corda dov'è? Ce l'ho io in mano. Ah, questa corda. Questo qui. Che adesso sono. E questi sono lì. Stickers. Sì. Tommaso, invece, cosa hai trovato nel tuo uovo? Un attimo, c'è ancora un uovo da aprire. Ah. Abbiamo vinto anche un uovo da 5 kg. Abbiamo vinto un uovo da 5 kg del viaggiatore goloso, dentro c'era questa pochette. Tommy, abbiamo preso invece il pasqualone. Caterina questo di Barbie. A Tommy quello degli Avengers, che non ci è piaciuto però. C'era dentro un... come si chiama questo? Un puzzle? Dei piatti, dai. Questo, che non c'è niente. Il quaderno, basta, tutto. Cioè dei piatti, un puzzle e un quaderno, 20 euro raga, cioè proprio una ladrata, sarebbe da tornare al negozio, vero Tommy? E comprarcene 1000. Poi in quello dei dinosauri della Kinder abbiamo trovato questo dinosauro, Tommy ne aveva due, è stato un po' sfortunato, ne ha trovati due uguali, vero? E in quello dei Transformers ha trovato questo. Quindi dite grazie ai nonni e a mamma e papà che vi hanno regalato tutte queste uova. Grazie! Guardate se ve lo chiedo così, solo che sono intesa a sciogliere la corda. Sei intesa a sciogliere la corda. Vuoi una mano a scioglierla? Grazie. Va bene, adesso cosa facciamo? Serata cinema e ordiniamo da mangiare e poi a letto. Ok. E poi domani potremmo farvi vedere una partita mentre giochiamo al nostro nuovo. Ma sai che ti ho ripreso prima mentre giocavi? Mamma! Ma sapevo, te ne eri accorto? Dovevi dirmelo! Ah, dovevo dirtelo, scusa! Dovevo dirtelo se mi andava bene! Hai ragione, è vero, te lo chiedo sempre. Non ci ho pensato. Posso metterlo? Sì! Ok. Era la mia intenzione, mi avevi visto nel futuro. Mi hai letto nel futuro. Ti ho letto nel pensiero? Va bene, invece papà è alle prese con l'incartamento di tutta la cioccolata. Abbiamo tutto questo Kinder. Abbiamo tutto questo. Questo che non sappiamo cos'è. Questo è cioccolato bianco. Oh, non lo e invece capire. Questo è quello da 5 kg che abbiamo messo dentro il pasqualone di Tommy. Che ci stava e ne abbiamo approfittato. Esatto. Abbiamo cioccolata per l'eternità. Dovremo trovare qualche dolce, qualche torta da fare, vero Tommy? Sì, al cioccolato. Mamma, ovviamente al cioccolato. L'hai sciolta? Sì, finalmente, ma ora. Va bene, ci vediamo dopo. Guardiamo un pezzo. Che film abbiamo scelto? Tommy, la muglia e lo scarabeo d'oro. Adesso mangiamo, ci vogliamo un film e poi tutti a nanna. Ciao a tutti. Ma Tommy, saluta prima di mangiare.